Ciao a tutti ragazzi, io sono Giallino e benvenuti in questo ennesimo video. Oggi andremo a vedere la casa di Lion, perché negli altri episodi abbiamo visto quella di Sbreezer, quella di Steph e quella di Fere. In quella di Sbreezer abbiamo ricevuto finalmente un'armatura in diamante. Allora, la casa di Lion è molto bella già di fuori dall'aspetto, è già veramente bellissima, chissà che avventure ci aspettano. Ma il problema non è l'interno della casa, ma è proprio come si entra. Allora, di qua... No, di qua mi sa che c'è il contino. Di qua... Ah, un buchino. E stanza dei dolci ora c'è. Ah, qui ci sono delle porte in ferro e qui delle torte, ok. Qui biscotti. Una spada in ferro. What? Vabbè, noi non le prendiamo perché tanto abbiamo quella in diamante. Allora, qua il genio ci ha pensato che non potevamo fare così a saltare. No, ha messo delle torte per non far saltare. Allora come si fa? Allora, io ho paura che secondo me sotto le torte ci sono delle pressure plate e perciò io devo rompere le torte e andare sulle pressure plate per arrivare al prossimo. Scommettiamo? Vediamo. Lo sapevo! Mamma mia. Pensavo eri più buono, Lion. Allora. Ed ora si va al più buio. Il creatore ha dimenticato una porta. Se mi trovo qualcosa di brutto, appena apro questo mini spazietto, mi arrabbio. Ok, non c'era nessuno. Ok, non c'è nessuno. Creatore di queste case, la prossima volta ricordati la porta. Perché 2 ore di video solo a spaccare un blocco, non penso sia proprio così bello. Finalmente ce l'ho fatta. Stanza molto molto rilassante. E si va avanti con il prossimo. No. Cos'è ora? Trattieni il respiro fino a che non muori? Oh mio Dio. Che cos'è? Allora, qua ci sono dei picconi. Tutti i tipi di picconi. Ah, no, non aggiungo quelli netheriti perché era troppo. Perché qui c'è un corsetto in ferrovia. Allora, qua ci sono due pressure, no, due botole in ferro. Non vorrei che dicano qualcosa. Allora, io direi di prendermi quello in diamante, di piccone, perché scusami, full diamante, almeno il piccone di diamante. Allora, ciao zombie. Allora, secondo me o è questo, perché tutti e tre i minerali, o il lapislazzuli o il diamante o la redstone sono per forza, perché tutti e tre i minerali stanno vicino a queste botole e le botole dicono sicuramente qualcosa. E poi adesso che vedo meglio, qua c'è un passaggio, perciò sicuramente sarà la redstone. E infatti, ciao gattino. Ultima stanza, spero. Cos'è? No, pensavo era la ricompensa finale, via. Ok, questo cos'è? Bellissimo. E questo? Ah, la stessa cosa. Forse il creatore ha messo un pulsantino in più. Ok. Anche la cosa di Lion gustata molto bene, perché è stata veramente bella. La mia stanza preferita, devo ammetterlo, è stata la stanza delle torte, dove c'erano tutti i dolciumi, tutti i biscotti. Buonissimo. Poi, votazioni su Sbreezer, perché oggi facciamo pure le votazioni, dato che è l'ultimo video dei YouTubers. Allora, votazione casa Sbreezer. Mi è piaciuta di più la prima stanza, perché ti spiegava molto di più il suo canale, dato che lui ha un canale proprio per i pappagalli. Nella prima stanza metti una foresta con i pappagalli, apposta, ha spiegato il canale di Sbreezer. Di Steph,
Di Steph era molto meglio la prima stanza perché ti fa vedere che Steph non solo gli piace il bambù, ma gli piace anche, diciamo, costruire, craftare le cose. Mentre invece da Fere era molto meglio la prima stanza perché ti spiegava che Fere sì, non è. Cioè, poco poco, cioè non è che è così, come posso dire, leggera, ecco. Insomma, lei vuole sempre affrontare le cose, ma almeno un pizzichino di leggero c'è e lo dimostra con i gatti, perché a lei gli piacciono i gatti, perciò vuol dire che sì, vuole andare sempre nella parte più pericolosa, però almeno un pizzico di equilibrio ce l'ha sempre con i gatti. E quindi spero che queste quattro case degli YouTubers vi siano piaciute. Scrivete qui sotto nei commenti qual è la casa che vi è piaciuta di più e soprattutto quali sono le stanze che vi sono piaciute di più in tutte e quattro le case. Se non avete visto il video in cui facevo una di queste case, andatevela a vedere e scrivete tutto. Ciao ciao!